La coda arrotolata rappresenta con tutta probabilità il segno distintivo della domesticità del groenlandese, che poteva così essere immediatamente riconosciuto dal padrone anche nelle concitate fasi di uno scontro con un branco di lupi. Abituato a sopportare temperature che per lunghi periodi dell'anno si aggiravano sui 50 gradi sotto lo zero, il groenlandese ha sviluppato un mantello ancora più folto di quello delle altre razze artiche. Questa impenetrabile barriera antigelo è composta da un sottopelo denso e soffice e da un pelo esterno chiuso, diritto e ruvido, senza ricci o ondulazioni. Piuttosto corto sulla testa e sulle zampe, il pelo è abbondante e lungo sulla parte finale della coda. Per quanto riguarda il colore del mantello, lo standard accetta tutti i colori, sia uniti, sia multicolori, ad eccezione degli albini. Il carattere groenlandese non viene preso in considerazione ufficiale. Comunque, essendo un cane da muta, si può dire che il carattere tipico di questa razza non può discostarsi di molto dall'indole aperta, franca ed affidabile che caratterizza gli altri cani nordici. Il groenlandese appartiene ad una razza primitiva che richiede un ottimo lavoro di imprinting e socializzazione nel cucciolo e da adulto di un padrone esperto che sappia affermarsi come indiscutibile capobranco. Rispettando queste due elementari condizioni, vi assicurerete la compagnia di un cane dolce con uomini e bambini, affezionato alla famiglia e mai pericoloso. Anche nei rapporti con altri cani, diventa bellicoso solo se importunato o apertamente sfidato. A queste quattro fondamentali razze nordiche, gli allevatori hanno recentemente aggiunto degli ibridi esclusivamente selezionati per le competizioni di Sledog. Particolarmente interessante è lo sviluppo della Alaskan Husky, un portentoso cocktail di velocità, resistenza ed intelligenza, in quanto nelle sue vene scorre sangue di levriero, di Siberian Husky e di cane da caccia. Nonostante non sia codificato da uno standard ufficiale, l'Alaskan Husky è sempre più presente nelle gare per le sue eccezionali doti atletiche. Il suo carattere timido, non aggressivo, timoroso dell'uomo, ne fa un cane facile da addestrare, capace di vivere bene in compagnia dei suoi simili. Se state per scegliere un cane nordico, sappiate che siete in procinto di incontrare e conoscere un cane attentamente selezionato per le sue prestazioni lavorative, ma pochissimo selezionato per le sue attitudini caratteriali. A questi cani, infatti, veniva chiesto di essere docili con il padrone, tolleranti e pacifici con i compagni, ma contemporaneamente molto intelligenti e capaci di esercitare una buona dose di libero arbitrio, ad esempio nella scelta fra seguire gli ordini del padrone o fermarsi davanti ad un crepaccio. Un'indipendenza senz'altro preziosa fra i ghiacci, ma senza dubbio un po' problematica in città, dove questo genere di cani può decidere che è giusto avventarsi sul gatto del vicino oppure attaccare con determinazione il primo pollaio che capiti a tiro. Il cane nordico, però, può essere tranquillamente educato a moderare la propria naturale indipendenza e a seguire le indicazioni del padrone a patto che quest'ultimo si dimostri sino in fondo degno della sua stima. Chiarito questo primo punto, vediamo di approfondire il tema della scelta del cucciolo valutando i vantaggi e gli svantaggi insiti nelle diverse razze. Il Siberian Husky, bellissimo e tipico esemplare di cane nordico, è ben adattabile alla vita di appartamento. Pulitissimo, molto allegro ed amichevole con tutti, non è mai aggressivo e quindi può vivere con bambini e persone anziane. Difficilmente litiga con gli altri cani se non viene provocato. Ricordatevi però che il Siberian Husky è un cane che pretende la continua presenza del padrone ed è quindi sconsigliato a tutti coloro che sono costretti ad assentarsi per lunghi periodi durante il giorno. Anche l'Alaskan Malamute è un cane molto bello, soprattutto per chi ama gli esemplari dall'aspetto imponente. Ha pelo di lunghezza media, praticamente inodore, ed è molto più silenzioso dell'Husky. A differenza degli altri nordici, ha bisogno di grandi spazi e di una maggiore quantità di cibo.
Anche per lui, comunque, è necessaria la costante presenza del padrone. Il Samoiedo, soprattutto da cucciolo, è assolutamente irresistibile. Alla sua bellezza aggiunge un carattere docile che lo rende un vero compagno per i bambini, sempre nei limiti di quel che può offrire un cane nordico. Meno predatore dei suoi cugini, non è comunque un cane da salotto, bensì un ottimo trottatore che ha bisogno di molto esercizio fisico. Il groenlandese, nonostante la sua fama di cane aggressivo, se ben educato esprime tutta la sua dolcezza con l'uomo e con i bambini. Coccolone non è più pericoloso degli altri cani nordici nei confronti di gatti, galline e conigli. Diventa bellicoso soltanto se viene infastidito o sfidato. Quando decidete l'acquisto di un cane nordico, assicuratevi sempre che il cucciolo abbia ricevuto un buon imprinting sull'uomo. Se si dimostra socievole, allegro, si lascia accarezzare e non vi morde, potete portarlo a casa in tutta tranquillità. Appena varcata la soglia, dovete far capire al cucciolo chi è il vero padrone di casa. Iniziate con poche ma ben precise ed indiscutibili regole, sgridandolo ogni volta che manifesta un comportamento indesiderato. Ogni gesto di dominanza nei vostri confronti va represso con fermezza. Se durante la punizione il cane esprime segni di sottomissione, interrompete quello che stavate facendo per fargli capire che siete un capo severo, ma giusto. Per addestrare un cane nordico bisogna iniziare sin dalla più tenera età. Per abituarlo al richiamo, la tecnica corretta inizia dal fargli apprendere il suo nome, che deve essere breve, secco e chiaro. Ogni volta che il cucciolo viene verso di voi, chiamatelo per nome e quando arriva copritelo di lodi e complimenti. Quando il cucciolo ha imparato a riconoscere il proprio nome, portatelo in un posto tranquillo e legatelo ad un lungo guinzaglio. Ogni tanto chiamatelo e se obbedisce, ricompensatelo con premi e carezze. In caso contrario, tiratelo dolcemente verso di voi e premiatelo come se fosse venuto di sua spontanea volontà. Ottenuta l'assoluta obbedienza, ritentate a cane libero. Se il cucciolo non obbedisce al richiamo, non inseguitelo, ma scappate dalla parte opposta. Il timore di rimanere solo lo farà correre da voi, che lo accompagnerà di premi e carezze. Ultima e definitiva verifica è quella di portare il vostro cucciolone in una zona ricca di tentazioni. Se preferisce il vostro richiamo all'inseguimento di un gatto o all'assalto di un pollaio, vuol dire che avete fatto un ottimo lavoro. Da qui in avanti evitate comunque di far allontanare il cane oltre la vostra portata di voce.